Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare la Regione e Asilo in Europa, di cui tra l'altro faccio parte, per aver organizzato questa importante giornata, alla quale sono molto orgoglioso di partecipare. Prima di cominciare volevo sapere come siamo messi con i tempi. 20-25 minuti, va bene? Sì, così una ventina di minuti direi, ecco. Perfetto. Guarda loro soprattutto, sì, sì, perché sì, devo dire che insomma sono già le 4:15, per cui sarebbe bello riuscire appunto a avere qualche scambio entro la fine. Ok, quindi sì, io sono Lorenzo Venella, appunto, oltre ad essere membro di Asilo in Europa, sto facendo un dottorato di ricerca presso l'Università di Warwick in Inghilterra, e il mio progetto è un po' una critica complessiva alla gestione europea dei richiedenti asilo attraverso l'armonizzazione delle condizioni d'accoglienza, a partire dallo studio di due casi, in particolare l'Italia e la Svezia, quindi è per questo motivo che seguo abbastanza da vicino le vicende svedesi. E un annetto fa circa sono stato a fare un periodo di ricerca durante il quale ho intervistato referenti istituzionali, ONG e attivisti in Svezia. Allora, la struttura dell'intervento grosso modo sarà questa, quindi incomincio con un po' di dati sul sistema, poi passo a parlare del sistema d'accoglienza svedese e dei programmi di integrazione. Dopodiché mi concentrerò principalmente su quello che è successo dopo l'estate, quindi su quello che dalle istituzioni svedesi è stata presentata come la crisi del sistema, la risposta istituzionale e infine rapidamente alcune prospettive. Allora, innanzitutto bisogna dire che la Svezia è un paese con poco meno di 10 milioni di abitanti, in cui circa l'86% delle persone vive nelle città, quindi è molto sbilanciato sulle maggiori città, ed è generalmente il paese dell'Unione Europea con la percentuale più alta di richiedenti per abitante. Allora, nel 2015 è stato superato per la prima volta dall'Ungheria, però il rapporto diciamo in Svezia è stato quello di 16 richiedenti per 1000 abitanti. Per fare un po' una comparazione con l'Italia, nel 2015 l'Italia ha avuto 1,3 richiedenti per 1000 abitanti. Per quanto riguarda la tabella, allora possiamo notare come un aumento costante di richieste d'asilo negli ultimi anni, che è coinciso con un aumento corrispettivo del tasso di riconoscimento, dovuto principalmente al massiccio arrivo di profughi siriani. Nella seguente, infatti, vediamo i dati e vediamo come nell'ultimo anno non sia stato elevato soltanto l'arrivo dei siriani, ma anche gli afghani e iracheni. Vedremo più tardi che per quanto riguarda gli afghani la percentuale di minori è molto consistente. Circa 3 su 4 degli afghani arrivati nel 2015 sono stati minori, di cui più di 23.000 non accompagnati. Passiamo al sistema d'accoglienza. Allora, in Svezia ci sono due modalità sostanziali di accoglienza che per semplicità chiamerò ABO ed EBO. Per quanto riguarda ABO, allora, sono i posti gestiti dal Migrationsverket, che è praticamente il soggetto centrale del sistema asilo svedese, così come di tutta la politica relativa a migrazioni, visti e cittadinanza. È un'autorità amministrativa statale che è responsabile dei servizi di accoglienza, così come della decisione e dell'esame sulle domande di asilo. L'accoglienza in ABO sostanzialmente si tratta sia di appartamenti presi in affitto dal Migrationsverket, ma anche di centri di primo arrivo e di transito. Quindi in Svezia diciamo che sostanzialmente c'è un sistema di dispersione con alcuni centri di transito temporanei, principalmente nelle città, dai quali poi le persone vengono smistate su tutto il territorio. Oltre alle strutture istituzionali del Migrationsverket, c'è la cosiddetta accoglienza EVO, perché è sostanzialmente la possibilità dell'accoglienza privata, perché i richiedenti in Svezia hanno la possibilità di individuare autonomamente un domicilio presso parenti, conoscenti o in autonomia, se ne dispongono i mezzi, pur restando sotto la gestione del Migrationsverket. Bisogna considerare che la colonna e il dato relativo agli ABO include anche le strutture che, per fare un parallelo con il caso italiano, potremmo definire emergenziali. Nell'ultimo biennio, infatti, per far fronte all'elevato numero di arrivi, si è assistito ad un crescente utilizzo di hotel e altre strutture molto grandi come ex ospedali, ex scuole, resort turistici, eccetera, che sono stati trasformati in centri di accoglienza temporanei finanziati dalla Migrationsverket, ma gestiti da aziende private. Il problema è che in questi centri, un po' come qua, le condizioni possono variare molto e spesso magari non sono in linea con le strutture ordinarie. Si tratta infatti spesso di centri molto grandi, fuori dalle città e con operatori non necessariamente formati.
Diciamo che quindi anche in Svezia si è creato sostanzialmente una sorta di business dell'accoglienza che ha permesso ad alcuni imprenditori dell'asilo guadagni molto ragguardevoli. Le cose importanti da sottolineare sono innanzitutto l'aumento della capacità di accoglienza costante fino al boom dello scorso anno, durante il quale tra settembre e novembre si parla dell'arrivo di oltre 80.000 richiedenti asilo. Per darvi un po' il senso della misura, considerate che il direttore del Migrationsverket in una recente intervista ha dichiarato come la sua organizzazione gestisca più persone del quinto comune più grande della Svezia. E un'altra cosa da segnalare è come la percentuale tra accoglienza EBO e ABO sia rimasta grosso modo costante nel corso degli ultimi anni. E un terzo punto importante è che nell'anno scorso notiamo l'impennata del dato relativo agli altro, che corrisponde in sostanza alla diffusione esponenziale di centri per minori in seguito all'imponente arrivo di minori stranieri non accompagnati. E infatti, delle oltre 160.000 domande di asilo registrate nel 2015, ben 70.000 sono state di minori, di cui circa la metà non accompagnati. Come dicevo prima, gran parte di questi minori sono afghani, quindi 30.000, di cui 23.000 e mezzo circa non accompagnati, e anche siriani, che però sono in prevalenza con le famiglie, il dato è 17.500 in totale, con soltanto 3.700 non accompagnati. Il dato aggiornato di accolti al 1 aprile di quest'anno è che ha di oltre 173.000 persone registrate presso l'Immigrationsverket, di cui il 90% in attesa di decisione, il 2% di diniegati e l'8% con già il permesso di residenza ottenuto. Questo 8% è un dato interessante perché significa che ci sono quasi 14.000 persone alle quali è già stata riconosciuta una qualche forma di protezione, ma che sono temporaneamente bloccate in accoglienza in attesa di essere indirizzate presso un comune dove cominceranno il programma di inclusione biennale a cui tutti coloro tra i 20 e i 64 anni che ricevono una risposta positiva alla domanda d'asilo hanno diritto. Dico due parole rapide sul programma. Il programma è gestito dall'Arbeidsformidlingen, che è l'agenzia pubblica per l'impiego, che generalmente si occupa dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di tutte le attività e indennità di supporto ai disoccupati. Gli obiettivi del programma sono questi, quindi il rapido apprendimento della lingua, la ricerca del lavoro e l'indipendenza. E il funzionamento è che praticamente al rilascio del permesso di residenza il titolare di protezione viene convocato per un'intervista presso l'agenzia per l'impiego, dove vengono mappate competenze, aspettative, esperienze formative e professionali al fine di definire un programma individuale biennale. E il programma consiste in una serie, in un insieme di attività generalmente condotte a tempo pieno, che sono volte appunto a favorire l'introduzione nel mercato del lavoro, e quindi c'è i corsi di lingua, l'orientamento civico e tutte le attività di supporto all'impiego. E durante questo programma il titolare di protezione riceve un sussidio di circa 140 euro alla settimana, se non erro. E il problema è che l'avvio di questo programma è subordinato alla domiciliazione presso un comune da parte del titolare di protezione. Quindi per chi è in accoglienza EBO e ci può restare non ci sono problemi, diciamo, ma per chi è in accoglienza ABO, quindi quella dell'Immigrationsverket, e non è in grado all'ottenimento del permesso di trovare un alloggio autonomamente, la persona deve aspettare in sostanza che l'agenzia per l'impiego individui un comune che metta a disposizione alloggi per i titolari di protezione. Ed è proprio in questo passaggio in cui il sistema si è inceppato in tutti questi anni, perché i posti messi a disposizione dai comuni sono generalmente molto inferiori rispetto alla domanda, e così ci sono numeri importanti di titolari di protezione che sono rimasti bloccati nell'accoglienza del Migrationsverket in attesa di essere destinati in uno specifico territorio. Parliamo di circa 11.000 persone nel 2013, così come nel 2014, e oltre 13.000 l'anno scorso. Tuttavia questo fenomeno dovrebbe ora gradualmente ridursi, perché lo scorso 1 marzo è entrata in vigore una nuova disposizione che obbliga i comuni ad accogliere e quindi a reperire alloggi per i titolari di protezione internazionale, i quali a loro volta non potranno più rifiutare le destinazioni assegnate. Per quanto riguarda la crisi, allora è chiaro che nei mesi successivi all'estate il sistema svedese ha incontrato delle difficoltà non indifferenti che ne hanno temporaneamente modificato le tradizionali modalità di arrivo,
rendendolo più simile, potremmo dire, a un paese di frontiera. Per esempio in Svezia non c'è mai stato il problema della registrazione delle richieste, e le persone sono sempre arrivate senza problemi sul territorio e non venivano fermate necessariamente a Malmo, che è un po' la porta verso il resto d'Europa, ma continuavano il viaggio e registravano la domanda d'asilo in uno dei 4-5 uffici preposti delle Migrationsverket, che sono nelle città principali sostanzialmente. Questo meccanismo però è stato interrotto lo scorso autunno anche per precise scelte politiche, come ha messo in evidenza molto chiaramente Sanna Vestin in una intervista che abbiamo pubblicato un paio di settimane fa sul nostro blog con Asilo in Europa. Sanna Vestin è una figura centrale nel movimento per il diritto d'asilo in Svezia ed è il leader di FAR, che è un network di organizzazioni che si battono per il diritto d'asilo. Secondo Vestin, lo scorso autunno l'approccio securitario ha in un certo senso preso il sopravvento, giustificato dalla necessità di registrare migranti per evitare che si disperdessero, scomparissero, oltre che per permettere alle Migrationsverket di controllare meglio il fenomeno. Così le istituzioni hanno deciso che tutti dovessero venire registrati in frontiera, quindi nella zona sud e nella zona di Malmo, creando così tempi molto lunghi di registrazione e un sovraffollamento di migranti nella parte meridionale, appunto, del paese. È stato dichiarato lo stato di crisi dal 1 ottobre fino al 31 dicembre e praticamente alla Swedish Civil Contingency Agency, che è un po' il corrispettivo della nostra protezione civile, è stato affidato il coordinamento per quanto riguarda la registrazione e la prima accoglienza dei migranti. Quindi in questo periodo, nello scorso autunno, sono stati predisposti addirittura tendoni e sono stati utilizzati come alloggi temporanei i cosiddetti rifugi di evacuazione, quindi tutti quei luoghi di raccolta come sale per conferenze, sale per eventi, palestre, che sono a disposizione per i comuni in caso di crisi ed emergenza, dove possono far evacuare le persone. E si tratta ovviamente di luoghi che sono spesso privi delle condizioni necessarie, soprattutto igieniche, per ospitare centinaia di persone, per periodi prolungati, ed uno degli effetti proprio della decisione di registrare tutti in frontiera è stato proprio quello di prolungare i tempi necessari per la registrazione. E, secondo i dati della Fundamental Rights Agency, a marzo erano ancora 5.500 le persone in questi rifugi, in questa alloggi di evacuazione, diciamo. Per quanto invece riguarda il sistema di accoglienza più in generale, a partire, diciamo, da ottobre, le Migrationsverket, vista anche la ormai duratura e persistente difficoltà nel reperimento di strutture di accoglienza, è stata costretta ad abbassare i propri standard di alloggio, diminuendo lo spazio minimo per ogni persona in accoglienza. Infine, un altro problema è stato che l'imponente arrivo, soprattutto di famiglie minori, ha causato una forte pressione sui servizi sociali a livello comunale e c'è stata difficoltà per reperire posti in centri per minori, che quindi sono stati alloggiati anche in strutture non idonee. C'è stata mancanza di assistenti sociali, operatori e difficoltà e ritardi nel reperimento di tutori, soprattutto di molte differenze tra i vari territori. La risposta istituzionale, allora diciamo che questa situazione ha portato lo scorso ottobre il governo socialdemocratico a siglare un accordo interpartitico, quindi con tutti i partiti dell'opposizione o quasi, come vedremo dopo, contenendo una serie di obiettivi comuni per fronteggiare la crisi. L'accordo è stato raggiunto quindi dai partiti del governo, che c'è il Partito Socialdemocratico con l'appoggio dei Verdi, e dal Partito Moderato, quello di centro, quello liberale e i Cristiano Democratici. È stata dunque esclusa l'estrema destra dei Democratici Svedesi, anche se nelle elezioni dell'autunno 2014 hanno ottenuto il 13% dei voti, ma nonostante una crescente rilevanza a livello politico continuano a essere isolati dagli altri partiti al governo e all'opposizione. L'accordo interpartitico di ottobre è stato il preludio ad una serie di proposte governative presentate durante una conferenza stampa molto sentita lo scorso 24 novembre, nel corso della quale il Premier ha dichiarato che il Paese necessitava di una tregua e la Vice Premier addirittura si è commossa durante la conferenza stampa. In quella circostanza il Governo ha presentato una serie di proposte che hanno l'obiettivo dichiarato di ridurre al minimo gli standard in materia d'asilo in modo da scoraggiare potenziali richiedenti asilo e così diminuirne il numero nel paese. Questa nuova legge adesso, diciamo, che è stata un po' bloccata, doveva essere discussa in Parlamento lo scorso 27 aprile, ma i tempi si sono allungati perché il governo ha ricevuto forti critiche durante il percorso di consultazione e quindi ha dovuto rivedere le proposte iniziali.
e a inizio aprile, se non erro, ha proposto una nuova versione che ha leggermente ammorbidito alcuni aspetti della posizione iniziale, ma diciamo che il quadro generale sostanzialmente è intatto e dovrebbe essere discusso in Parlamento a metà giugno. E se le proposte dovessero essere approvate, resterebbero in vigore per 3 anni a partire dal 20 luglio di quest'anno. La nuova legge tocca vari aspetti della disciplina in materia d'asilo e allora innanzitutto una delle cose fondamentali è che prevede che i titolari di protezione internazionale, quindi sia rifugiati che sussidiari, vengano concessi unicamente permessi di residenza temporanei e non permanenti come è stato come è tuttora. Quindi si tratterebbe in sostanza di permessi per 3 anni per i rifugiati, di 13 mesi per protezione sussidiaria, rinnovabili in caso sussistano ancora i motivi di protezione. Sarebbero esclusi da questa disposizione soltanto i cosiddetti quota refugees, che sono i reinsediati. Un altro punto della nuova legge è che intende limitare il diritto al ricongiungimento familiare per coloro in possesso di un permesso temporaneo. Quindi con le nuove disposizioni i titolari di protezione sussidiaria non avrebbero più diritto al ricongiungimento familiare, a patto che questo non risulti contrario alle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svezia. I rifugiati invece potrebbero ricongiungere soltanto i familiari più prossimi, quindi coniuge, partner o figli minorenni. La nuova legge inoltre intende introdurre nuovi requisiti di reddito di mantenimento e di alloggio per coloro che vogliono ricongiungere, i quali dovranno dimostrare di essere in grado di mantenere non più soltanto se stessi, ma anche i familiari che vogliono far arrivare in Svezia, oltre a essere in grado di dimostrare di avere lo spazio sufficiente per alloggiarli. E, sono limitate fortemente alcune categorie di protezione o semiprotezione che potremmo paragonare al nostro umanitario, quindi le persone altrimenti bisognose di protezione, come quindi i richiedenti asilo che sono in pericolo per problemi personali collegati al conflitto ma che non rientrano dentro le categorie di rifugiato o protezione sussidiaria, non otterranno più un permesso di soggiorno. Un'altra categoria che è stata limitata sono i permessi per potremmo tradurre come circostanze particolarmente o eccezionalmente dolorose, quindi per dire gravi motivi di salute, cose del genere. Questi non verranno annullati del tutto, ma verranno concessi in casi molto limitati, solo quando una decisione di diniego e di espulsione contravverrebbe agli obblighi internazionali della Svezia. La nuova legge inoltre prevede meccanismi obbligatori di determinazione dell'età del richiedente asilo da utilizzare nei casi in cui manchino documenti affidabili per certificare l'età o qualora sussistano dubbi riguardo all'età. Infine, un ultimo punto, lasciato per ultimo, diciamo, la novità più rilevante di cui molti di voi avranno già sentito parlare, e faccio riferimento in particolare all'introduzione di controlli di identità per tutte le modalità di trasporto pubblico verso la Svezia. E oltre a quelli che erano già in atto al momento della proposta del governo, perché se il lancio del piano di azione del governo è avvenuto il 24 novembre e concerne il cosiddetto Carrier Liability Bill, quindi la responsabilità del vettore e i controlli in partenza, occorre sottolineare come già dal 12 novembre, quindi precedentemente, vi fossero controlli non sistematici su treni e bus in arrivo dal ponte di Øresund, che è il ponte che collega Copenaghen a Malmo, e oltre che le persone in arrivo con il traghetto tra Helsingør ed Helsingborg, che è sempre nella parte nord tra Danimarca e Svezia, controlli che sono ancora attivi e che il governo sta praticamente rinnovando di mese in mese. Allora, l'introduzione dei controlli alla frontiera in partenza è l'unica disposizione che è stata approvata rapidamente in Parlamento ed è stata introdotta lo scorso 4 gennaio, suscitando notevoli polemiche, soprattutto per via delle tempistiche molto rapide che non corrispondono al normale iter legislativo in Svezia, quindi è stata dichiarata legislazione di emergenza che dà troppi poteri all'esecutivo. Sono stati così reintrodotti controlli di identificazione per coloro in viaggio verso la Svezia e da quanto pare sono stati molto efficaci, come potete notare da questa tabella. E quindi da inizio gennaio i passeggeri dei mezzi pubblici in direzione Svezia dalla Danimarca e dalla Germania sono sottoposti a controlli in partenza e soltanto coloro con documenti di identità e passaporti validi possono entrare in Svezia, quindi i richiedenti asilo che hanno un documento di identità valido possono ancora chiedere asilo in Svezia, mentre coloro senza documenti non possono più utilizzare i trasporti pubblici. Non si sente, ma immagina, fate dirmelo prima. Allora... I controlli sono stati previsti inizialmente per 6 mesi
E quindi dovrebbero terminare il prossimo 4 luglio. Dopodiché per legge il governo dovrà aspettare 2 settimane prima di poterli riattivare. Ora però c'è un comitato parlamentare che è guidato dai moderati, che è il principale partito d'opposizione, ma che ha l'appoggio anche del partito al governo, del socialdemocratico, e stanno lavorando a una proposta di legge per modificare la legislazione e permettere il mantenimento dei controlli di identità senza interruzione. Ok. Mi avvio verso la conclusione, allora, con un po' di prospettive su future, diciamo. E, allora, queste proposte ovviamente hanno ricevuto forti critiche da parte di molti enti di tutela, ma non solo, anche a livello istituzionale. E lo scorso dicembre è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione a cui partecipano varie realtà svedesi, che oltre a sensibilizzare rispetto ai possibili effetti di queste misure, si propone di presentare una petizione al governo al Parlamento prima della discussione della nuova legge. Nello specifico, le maggiori critiche che sono state indirizzate alle nuove proposte governative riguardano il fatto che innanzitutto il rilascio di permessi temporanei invece che permanenti mina alla base i percorsi di inclusione, perché lascia le persone in una condizione di limbo, in preda a incertezza, insicurezza, mancanza di stabilità, e quindi con effetti potenzialmente negativi e soprattutto in termini di benessere psichico. Allo stesso modo sono stati criticati gli effetti di impedire o comunque rendere più difficoltoso il ricongiungimento familiare, visto che in molti casi i richiedenti asilo sono uomini soli che hanno lasciato la famiglia appositamente per evitare un viaggio pericoloso e potersi poi ricongiungere in seguito. È stato inoltre sottolineato come questa misura rischi di far aumentare fortemente i ricorsi da parte di tutti quelli che ricevono un permesso per protezione sussidiaria e che invece vogliono ottenere l'asilo per poter fare domanda di ricongiungimento. E, inoltre, i controlli di frontiera sono stati denunciati come una misura che limita pericolosamente la possibilità di chiedere asilo in Svezia per tutti coloro non in grado di provare la propria identità, oltre potenzialmente ad incentivare le attività di traffico di migranti anche all'interno della stessa Unione Europea. E, inoltre, è stato sottolineato come molte delle nuove misure colpiscano in maniera particolare i minori non accompagnati, con possibili conseguenze molto pericolose in termini di produzione di irregolari. Infatti, senza più la possibilità di ottenere un permesso per, come dicevo prima, circostanze particolarmente dolorose, molti minori rimarranno non espellibili fino al 18° anno, per poi rischiare l'espulsione quando compieranno 18 anni e diventeranno maggiorenni, e quando presumibilmente diventeranno invisibili e si daranno alla clandestinità. Tuttavia, allora, oltre al piano di azione dello scorso novembre, possiamo individuare anche altre modalità attraverso cui il governo sta cercando di creare spazi nel sistema d'accoglienza e a rendere il paese meno appetibile. La prima di queste è molto recente ed è di metà marzo, ed è un'altra proposta legislativa che cancellerebbe il diritto all'assistenza per i destinatari di un provvedimento di espulsione definitivo e non più appellabile, con l'eccezione soltanto delle famiglie con minori. In pratica, questa misura comporterebbe l'annullamento dei sussidi economici e del diritto ad essere accolti a partire dalla data in cui la persona deve lasciare il paese, mentre nella normativa attuale il diritto all'assistenza termina solamente quando la persona lascia effettivamente il paese o si dà alla fuga, alla clandestinità. Un altro punto riguarda la questione dei rimpatri, visto che è sempre all'interno di una evidente strategia di deterrenza. Il governo un paio di mesi fa ha dichiarato di voler aumentare gli sforzi per rimpatriare tutti coloro senza diritto di restare in Svezia, denunciando come molti denegati si diano alla clandestinità oppure risultino difficilmente espellibili, magari perché il paese di origine non li riconosce. Secondo la Fundamental Rights Agency sono oltre 21.000 le persone in lista di espulsione, di cui circa il 64% in clandestinità. L'obiettivo dichiarato del governo è quindi quello di realizzare accordi con altri paesi dell'Unione Europea per coordinare i voli di rimpatrio, e oltre a siglare accordi con paesi come Afghanistan e Marocco per facilitare i rimpatri. Infine, chiudo con un ultimo punto sul quale ho poche notizie, ma molto rapidamente. Al Migrationsverket è stato chiesto, sempre all'interno delle nuove attività e iniziative che sono partite dall'accordo interpartitico, è stato chiesto di elaborare un piano per ridurre i tempi di esame delle domande, sul quale ancora non ci sono tante informazioni. Si sa che il Migrationsverket si sta lavorando ed è presumibile che questo nuovo piano andrà nel senso di aumentare le protezioni e le procedure accelerate per diverse categorie e nazionalità di richiedenti. Grazie.